scritto ed esame. Ed è qui al Festival Carta Carbone con una sua direzione che guarda caso si chiama Matita. Parliamo di letteratura, la matita è, come dire, immediatamente connessa al tema della scrittura che sta alla base, in qualche modo colleghiamo quasi spontaneamente alla letteratura, e che in qualche modo ha fatto dire a Lilli stesso, citando la massima di Hewitt, tutti possono avere una matita e un pezzo di carta, ma pochi sono i poeti. Di come? Sì, buonasera a tutti. Qui adesso sporrono delle immagini perché abbiamo pensato che comunque l'utilizzo delle immagini può anche distrarre e in qualche maniera illustra il nostro lavoro. Da subito voglio dire che dietro a ogni lavoro c'è, a ogni prodotto, a ogni ideazione c'è molto lavoro. Si può pensare magari che il design sia un po' un pezzo, sia una maniera di protagonismo, invece non lo è per nulla, non è un'idea che nasce per distinguersi, ma è proprio nasce da una pulsione di ottenere qualche cosa che sia funzionale, al massimo della funzionalità, e in qualche maniera che possa anche stupire, attrarre. Questa è una cosa molto importante. Infatti mi ripeto dicendo che per quanto mi riguarda, se riesco a dare un sorriso alle persone nel vedere gli oggetti così parte delle mediazioni, questo è già un grande merito, cioè sono molto felice perché insomma la vita non sempre ci lega dei sorrisi, quindi è una cosa molto positiva. La professione così dell'architetto come anche del designer veniva già definita dal Regio Decreto prestazione di opera intellettuale, di conseguenza devo dire che parto da questo spunto per fare una similitudine su quello che sia il lavoro del progettista e sia il lavoro del letterato in qualche maniera. Devo dire anche questo, che quando comunque si parla di letteratura si può parlare sia di letteratura a lungo termine, cioè editoriale, e sia anche di letteratura del quotidiano, e cioè quello che è la quotidianità, quindi la carta stampata, il quotidiano che ci relaziona. Spesso il design dà opportunità di, in qualche maniera, anche di critica, di riflessioni, direi a partire dalla letteratura del quotidiano. E questo trovo che sia una molto importante, decisamente, specialmente riferendoci ai tempi in cui corriamo, che sono tempi di grande divulgazione, di velocissima divulgazione, attraverso non solo la carta stampata, ma attraverso internet, che viaggia a una velocità che ritengo superiore a quelle che siano le capacità umane. Dunque, per quanto riguarda l'oggetto, in questo caso le direzioni partono da, così come dicevo, da delle funzioni. Dietro vediamo appunto oggetti realizzati, fra cui c'è una seduta a forma di tazza di caffè, che naturalmente nella progettazione comunque prevede anche una lavorazione complessa, cioè una lavorazione, l'oggetto deve apparire semplice, è semplice, però l'importante è che sia funzionale. E quindi c'è una progettazione ergonomica. La progettazione ergonomica la vediamo poi trasferita noi ci preoccupiamo che la realizzazione sia come ideazione. Perché? Perché deve funzionare. E quindi esistono anche delle modellazioni che facciamo su file che vanno sulle macchine per 5 assi, per esempio, che è vero, uno può dire, fa tutta la macchina. Però la macchina fa quello che ha deciso l'uomo di fare, e quindi dietro anche oggetti molto semplici io spesso la più grande soddisfazione che ho è quando sento dire da una persona che magari si siede su una seduta è anche comoda. In realtà che cosa vuol dire? Vuol dire che l'oggetto in qualche maniera ha soddisfatto, perché deve essere comoda, ma la persona si è seduta perché era incuriosita,
dall'oggetto. Quindi probabilmente la sua idea era mi piace o è anche comoda perché l'ho provata. Dopodiché questi sono oggetti, sono spunti che partono, ripeto, dal quotidiano, da idee che abbiamo, da oggetti che abbiamo sempre sotto mano, in particolare parlando della matita che io ho così ho sillabato con mat.it perché in Italia si parla molto di Made in Italy, ma in realtà si parla solo di Made in Italy, cioè bisogna in qualche maniera agire sul Made in Italy, puntare sul Made in Italy e non poi rifarsi esclusivamente a modelli seppur positivi ma per forza stranieri. Non è questo lo spirito di autarchia, per carità, ma è il fatto di essere coerenti con ciò che si propone. Allora, ecco perché mat.it nel titolo, per portare avanti un sinonimo web, se vogliamo, perché è un'estensione web, no? In qualche maniera. L'oggetto è un oggetto a cui io sono molto legato, perché la matita, insomma, ce l'ho nelle mani come tantissimi di noi l'hanno avuta fin da bambino, e quindi questo fatto di ingrandirla e poi ha delle proporzioni che sono particolari, perché non è un esagono perfetto questo, proprio per facilitare la seduta e per far sì che ci accompagni con una funzione differente da quella che ha sempre avuto, però ci accompagna in maniera differente, ripeto, e quindi accompagna quelle persone che si sono affezionate ad essa. E in questo non ho mai dei barlumi di genio, per carità, perché è proprio il mio senso di appartenere a una comunità diffusa che fa sì che quando penso a qualche cosa penso che parecchie persone abbiano, non dico tante, ma parecchie, abbiano il gusto appunto di provare questo piacere. Detto ciò, quando abbiamo esposto la tita appunto al Salone del Mobile, l'azienda, devo dire che poi si sono in qualche maniera verificate anche delle situazioni impreviste, perché poi l'oggetto passa dall'ideatore e dal produttore che ha avuto il coraggio di sostenere questa ideazione, passa di proprietà veramente del pubblico, diventa una cosa pubblica, non diventa più, si stacca come il figlio che va per la sua strada. E un'azienda si è fermata proponendo di utilizzare queste sedute, che sono delle panche, fra l'altro sono anche contenitori, perché all'interno c'è del vuoto, quindi contengono, si aprono, giusto per dare flessibilità d'uso, di usarle in sedi di progettazione, quindi là dove avvengono delle progettazioni hanno visto che poteva essere un oggetto utile, un po' forse perché appartiene già lui all'idea, no? di lasciare un segno, di creare qualche cosa, e proprio perché è spostabile e quindi in qualche maniera poteva, anche perché a cavalcione si possono appoggiare così iPad, computer, eccetera, e di conseguenza poteva essere una pulsione, probabilmente il loro pensiero, anche che collaborava alla progettazione. Direi che termino con questa mia esposizione, così lascio la parola. Certo. Mi è venuta anche una curiosità, potrebbe andare in una scuola montessoriana la matita? Mi pare abbastanza compatibile, sia nel progetto che come idea, magari potrebbe essere un'idea per una futura collaborazione. Sì, è un po' più di idea, nel senso che comunque sia... No. Adesso le risponderanno. Comunque si fa addirittura parte del nostro, addirittura fotografa del nostro catalogo, perché sì, oltre, diciamo, ad avere un'amicizia che ormai dura da un paio di anni, non lo sapevo, non era, e anche di molta stima, non era preparata. Sì, la cosa veramente bella è che quando si condividono dei temi di passione, in qualche modo questa passione diventa quasi contagiosa, no? E quindi nascono le interazioni e nascono delle, non soltanto delle sintonie, ma anche proprio delle collaborazioni. Quindi che ci abbiamo indovinato. Sì. Volevo aggiungere qualcosa. Un'ultima cosa che mi ha fatto molto piacere, di cui io non sono assolutamente artefice, è che al Salone del Libro di Torino
la Matita è stata ospite, non è che ci siamo ritrovati per caso in qualche maniera, però della Marsilio Editori, c'erano due matite laddove gli autori si sedevano e quindi facevano un po' da salottino, d'accoglienza. Vedi che troviamo continui figli che si intrecciano in questo palco. Io il presidente non lo conoscevo, dottor De Michelis, certo. Quindi va bene. Però devo dire che Matita si sposa benissimo anche con l'idea di Stella, di casa editrice, di fare. Siamo stati bene insieme, per l'oggetto mi ha detto che è stato salvo due bambini che si sono abbracciati le matite e volevano portarli via, ma questo è, devo dire, di grande soddisfazione. Grazie. Felicemente. Grazie. Fa parte anche della loro natura.